Amici di Toscana TV, ben ritrovati, rieccoci con Casa Viola Estate, siamo pronti alla marcia di avvicinamento al match della Fiorentina contro l'Atalanta. La Fiorentina tornerà a giocare in campionato dopo la sosta per le nazionali nel match valido per la quarta giornata di campionato. Prima di collegarci con il nostro Gianmarco Lucherini in diretta dal Viola Park, andiamo a leggere i titoli della nostra serata. Fiorentina-Atalanta, una partita per puntare in alto. Sappiamo che le due squadre si sono rivoluzionate in questa sessione di calciomercato e entrambe vogliono ambire ai posti alti della classifica. SOS difesa, la coperta è corta dopo l'infortunio di Yerry Mina. Adesso Italiano dovrà capire come gestire tutti i difensori che sono rimasti e provvedere, diciamo, all'inserimento di Pietro Comuzzo, il difensore classe 2005. Nico, ora non si può rinunciare all'argentino. Nico Gonzalez è tornato al Viola Park a Firenze dopo il periodo passato con la nazionale argentina, ma nonostante le tante partite giocate da Nico, Italiano non potrà rinunciare a lui. Scamacca versus Nzola, la sfida delle punte. Ai Viola servono i gol di Mbala Nzola, il giocatore fortemente voluto da Italiano, e adesso dovrà far vedere tutte le sue qualità. Tra conferme e ballottaggi, la probabile formazione che andremo a scoprire insieme con Gianmarco Lucherini. Mi collego subito con te, Gianmarco, ben ritrovato, buonasera. Ciao Vittoria, ben ritrovata a te, assolutamente, ti ritroviamo dopo diverse settimane di assenza giustificatissime, siamo contentissimi. Sì Vittoria, si riparte dopo due settimane lunghissime, questo lo diciamo, la Fiorentina ha lasciato negli occhi quello che è successo a San Siro in quel traumatico 4-0 che è rimasto negli occhi ai tifosi della Fiorentina. Si riparte già domenica e quindi siamo all'antivigilia, qui riparte forse la vera stagione della Fiorentina dopo l'antipasto del calcio agostano. E ti dico Vittoria, attesi 29.000 spettatori al Franchi, notizia dell'ultimo minuto invece che riguarda il sold out di Curva Fiesole, Maratona e parterre di tribuna, quindi c'è tanta voglia di Fiorentina, c'è tanta voglia di ritornare allo stadio dopo appunto questo antipasto di agosto. Purtroppo sugli infortuni l'hai anticipato tu, Yerry Mina lo sappiamo tutti, si è fatto male in nazionale dopo una partita da titolare dove aveva giocato anche molto bene, non sarà della partita ma logicamente non sarà proprio disponibile per il prossimo mese. Dopo magari leggiamo anche nel dettaglio la situazione di Yerry Mina, anche Koné pare in dubbio, ma dopo Vittoria so che vuoi fare tutto con noi il gioco della formazione, vediamo se riusciamo ad azzeccare una volta la formazione di Italiano. Ti dico che domani la Fiorentina si ritroverà nel pomeriggio per un allenamento, poi tutti a casa a dormire, quindi per la vigilia, e si ritroverà la mattina alle 9 di domenica per il match day, Vittoria. Ecco Gianmarco, prima di passare poi al nostro ospite, vorrei farti una domanda, perché ieri hai partecipato, no, alla 43esima edizione del premio Nereo Rocco, quindi voglio chiederti un po' che esperienza è stata e se ci sono state delle dichiarazioni o qualcosa che ti ha colpito in particolare. Ma guarda Vittoria, è stato premiato sia Thiago Motta come personaggio emergente, sicuramente l'allenatore del Bologna è uno degli allenatori che più di tutti vengono indicati come un prospetto futuro davvero importante, un allenatore che di qui a qualche stagione può veramente ambire ad allenare una big, quest'anno è chiamato a ripetersi con i rossoblù. È stato premiato anche Cristiano Biraghi, fresco di ritorno dalla esperienza con la nazionale di Spalletti, ha detto anche qualcosa che abbiamo sentito nei nostri TG oggi a Toscana TV, e cioè ha detto: io sono abituato alle critiche dei fiorentini, ha detto, quindi è 7 anni che sono a Firenze, sono abituato a questa situazione di perenne critica nei miei confronti, però ha aggiunto: se 7 anni che sono qua e 7 anni che gioco 40 partite a stagione, vuol dire che qualcosina di buono in me gli allenatori vedono. Però è stato anche simpatico perché ha detto: il giorno che non sentirò più critiche vorrà dire che sarà chiuso il mio ciclo a Firenze, quindi premiato lui, quindi Cristiano Biraghi, e premiata anche la famiglia di Davide Astori, in ricordo ovviamente di Davide col fratello Bruno, un bel gran galà di premiazione al quale abbiamo assistito con Toscana TV, Vittoria. E anche molto interessanti e indicative le parole di Thiago Motta sulla Fiorentina.
Sì, ha detto, beh, non si è sbilanciato tantissimo, sono parole abbastanza di rito, però ha detto la Fiorentina è tra le grandi della Serie A, poi non si è sbottonato più di tanto, abbiamo provato insomma a farlo sbilanciare sulla necessità anche del Bologna magari di puntare a qualcosa in più quest'anno proprio per riconfermarsi, ha detto è presto, ancora non si può dire chi può ambire dopo le prime 5 che lui ha indicato, chi può ambire al piazzamento europeo, per piazzamento europeo intendendosi Europa League e Conference League, però indica la Fiorentina come tra le grandi della Serie A, queste le parole di Thiago Motta. Grazie Gianmarco, torneremo da te nel corso della trasmissione. Vado da Massimo Orlando, il nostro prossimo ospite. Ciao Massimo, ben ritrovato, Casa Viola, Toscana TV, ciao, anche casa tua. Buonasera a tutti. A tutti i telespettatori. Ecco, non so se hai sentito le dichiarazioni di Thiago Motta sulla Fiorentina. La Fiorentina è tra le grandi. Sei d'accordo con l'allenatore del Bologna? Sì, sono d'accordo perché la Fiorentina negli ultimi 2 anni ha iniziato un percorso di crescita con il Galliano e sono arrivati dei piazzamenti, sono arrivati 2 finali, sono arrivati dei risultati anche su alcuni giocatori che prima dell'arrivo di Italiano erano dati per, non ti dico finiti, però giocatori in grande difficoltà, e Italiano ha fatto un grande lavoro, dunque il percorso della Fiorentina non va messo in discussione e Thiago Motta, che è una persona e un allenatore molto intelligente, riconosce appunto questo lavoro, e la Fiorentina, al di là della sconfitta a Milano contro l'Inter, è una squadra che comunque si vede anche dal mercato che è stato fatto che c'è un progetto per il futuro. Ecco Massimo, prima di iniziare a parlare di Fiorentina-Atalanta, lo faremo nel corso della trasmissione, abbiamo titolato stasera SOS difesa, la coperta è corta? Ecco, perché ovviamente una questione molto importante e discussa è l'infortunio di Yerry Mina, che a causa di una gestione un po' scellerata da parte del CT della Colombia adesso dovrà stare fuori un mese. E per Italiano qua adesso la situazione si complica, guardando al reparto difensivo dei centrali di difesa rimangono Ranieri, Milenkovic, Quarta e questo giocatore Pietro Comuzzo. Sì, per me la coperta era già corta anche con Mina, se devo essere sincero, l'abbiamo commentato durante l'estate che la Fiorentina forse l'unico obiettivo che ha mancato è stato proprio rinforzare con un ulteriore difensore centrale, magari con caratteristiche di un giocatore un po' veloce, un giocatore che si adatta magari all'idea di calcio di Italiano, no? Con questa difesa molto alta, insomma ci serviva un giocatore con quelle caratteristiche e poi vedi, come sempre, quando poi sei in difficoltà vieni punito nel settore dove hai qualche difficoltà in più, dunque la Fiorentina adesso da quel punto di vista dovrà cercare di reggere con delle soluzioni, sperando ovviamente che Mina sia l'unico giocatore infortunato da qui a quando poi la Fiorentina dovrà pensare di rinforzare quel reparto, perché Comuzzo è un ragazzo di ottime prospettive, però è sempre un ragazzo molto giovane e è chiaro che non puoi aspettarti, poi magari lo mette dentro e si inserisce e fa un exploit, però è chiaro che in quel reparto lì ci sono grossi problemi. Ecco, proprio continuando a parlare della difesa, ovviamente noi ci auguriamo che possa fare bene il giovane Comuzzo, però Italiano dovrà lavorare anche su Martinez Quarta, un giocatore che nella scorsa stagione era stato per un lungo periodo molto importante, poi però abbiamo assistito ad una sorta di parabola discendente, ecco, di questa sua parte di carriera. Sì, diciamo che da quello che si è intuito c'era il desiderio da parte del giocatore di andare via da Firenze, dunque anche l'allenatore aveva dato l'autorizzazione, poi non si è concretizzata la trattativa. Già con il Lecce si è visto un Quarta in grande difficoltà, che insomma nella situazione di un gol è apparso veramente fermo, fuori posizione. Quello che voglio dire è che un giocatore
ok, che vuole andare via, però poi finito il mercato rimane la Fiorentina, devi essere un professionista, ricalarti nella mentalità della squadra viola, e credo che in questo l'allenatore abbia fatto un lavoro nella testa del giocatore importante, perché comunque Quarta è un titolare e c'è bisogno di un giocatore argentino con la sua esperienza. Non è riuscito ad andare magari dove avrebbe voluto, però ora è rimasto qui. Se sei un professionista devi essere già all'altezza domenica, quando sarai chiamato a una partita fra l'altro molto molto delicata. Ecco, hai parlato di giocatore argentino, quindi io non posso non menzionarti Nico Gonzalez. Nico Gonzalez che è tornato nella giornata di ieri a Firenze, dopo essere stato protagonista con la sua Argentina, perché piano piano sta diventando anche un punto di riferimento per la selezione. Adesso però italiano non può fare a meno di Nico Gonzalez, nonostante questo giocatore abbia ormai sulle gambe diverse partite, comprese le due con la nazionale. Lo so, però guarda, tornando indietro con gli anni, per farti capire, c'era un altro giocatore argentino un po' più importante di Nico Gonzalez, senza chiaramente voler sminuire Nico, Batistuta, che rientrava da questi viaggi, da questi impegni quasi proibitivi, perché in Sud America poi il viaggio è molto molto lungo e stancante, però non ha mai saltato una partita, si riposava. Magari faceva un massaggio fatto bene, però era fondamentale che poi scendesse in campo la domenica, e la stessa cosa in questo momento è per Nico Gonzalez, che è un giocatore troppo importante, è il 10 della Fiorentina, gli è stato consegnato questo numero che a Firenze vale tanto, è veramente un onore indossare quella maglia, e in partenza rinunciare a un giocatore così in questo momento è veramente impossibile. Dunque Nico Gonzalez deve stringere i denti e fare il tutto per tutto in questa partita, perché portare a casa i 3 punti sarebbe fondamentale per la classifica, per il morale, perché arrivi dalla sconfitta, perché insomma anche la questione ambiente sarebbe comunque insomma è tutto troppo importante, e nella Fiorentina di italiano in questo momento Nico Gonzalez, in realtà lo era anche nella passata stagione, è un giocatore troppo troppo importante. Ecco Massimo, Fiorentina-Atalanta sarà anche la partita delle punte, Nzola contro Scamacca. Nzola che è stato fortemente voluto da italiano, l'abbiamo raccontato, lo sappiamo, lui che l'ha allenato allo Spezia e anche a Trapani. Questo inizio di stagione però è stato un po' incerto, forse una condizione fisica non ancora ottimale, forse anche il cambio proprio di ambiente. Ecco, cosa ti aspetti da questo momento in poi dall'angolano? Ma sai, un po' di tutto quello che hai detto può essere vero, però qui garantisce l'allenatore, no? Italiano, che lo conosce, lo ha avuto, come dicevi te, a Trapani e a Spezia. È vero, la partenza è stata difficile, si è giocato in condizioni proibitive per il caldo, e un giocatore come lui magari ha difficoltà a entrare subito in condizione, però adesso siamo alla quarta partita, ce ne sono state due di Conference League e ci sono stati 15 giorni di riposo, dunque mi aspetto che Nzola entri veramente in campo con una condizione diversa, perché a dir la verità non solo lui, anche Beltran quando ha giocato non è che ha fatto vedere grandi cose, proprio perché la Fiorentina in questo momento, almeno fino alla partita con l'Inter, ha dimostrato di non stare ancora bene, ma è un po' quello che è successo l'anno scorso anche con la Fiorentina, che ha iniziato male, con grandi difficoltà, e poi piano piano è uscita. Speriamo che sia così anche quest'anno. Certo, vedere i due attaccanti della Fiorentina dopo 4-6 partite giocate 0 gol fa un po' pensare. Fa un po' pensare, soprattutto magari riportano alla mente quelli che sono stati un po' i fantasmi della scorsa stagione, tant'è che già molti tifosi iniziano a invocare di vedere insieme Beltran e Nzola. Pensi che possa essere una soluzione possibile, oppure ancora ad oggi è presto per dirlo? Ma sai, pensare che italiano possa giocare con le due punte, per come vede lui il calcio, mi sembra molto improbabile. Che poi magari nel 4-2-3-1 lo veda come trequartista appunto alle spalle
in Zola potrebbe essere una soluzione. Comunque Beltran è stato comunque acquistato per essere una punta centrale, è un centravanti. Poi se l'allenatore riesce a capire che ha delle qualità per poter giocare insieme a Zola, io credo che possa essere una soluzione per la Fiorentina. Certo, ripeto, in questo momento la cosa che fa un po' preoccupare tutti, quelli che vogliono bene la Fiorentina, i tifosi, ma anche noi addetti ai lavori, è che onestamente gli attaccanti della Fiorentina non è che non hanno fatto gol, non hanno avuto neanche delle palle gol, è questo che fa un po' impressione. Poi è quello che ci siamo chiesti, no? La scorsa stagione, gli attaccanti della Fiorentina non riescono a segnare o non hanno l'occasione di segnare, è stato un po' il quesito che ha caratterizzato, ecco, tutta la passata, la scorsa annata. Ecco, c'è un altro quesito, un altro punto di domanda, Massimo, e poi passiamo invece a parlare dell'Atalanta e analizziamo un po' anche questo inizio di stagione della squadra di Gasperini. Ecco, parliamo di centrocampo, Maxim Lopez e Arthur insieme, te cosa ne pensi? Perché il centrocampo della Fiorentina quest'anno è un po' cambiato, perché senza Amrabat sicuramente viene a mancare un giocatore di un certo spessore, anche fisico proprio. Assolutamente, perché Amrabat, soprattutto nelle partite tipo quella con Lecce dove vincevi 2-0 e avevi bisogno nel momento di difficoltà di un giocatore con le caratteristiche di Amrabat, insomma l'assenza si è sentita, ma anche a Milano, il giocatore, io sono molto dispiaciuto, l'ho detto in tutta l'estate nella presentazione della stagione, che sarebbe stata una grossa perdita. Maxim Lopez è un ottimo giocatore, però mi sembra davvero che sia il vice di Arthur o viceversa, dunque anche in questo caso dovremo vedere o aspettare, vedere se l'allenatore riuscirà a metterli entrambi in campo. Io credo che la Fiorentina sia una squadra che è abituata a fare gioco, cioè quando sta bene fisicamente, è lei che propone gioco e allora possono giocare anche entrambi, perché comunque sei te a fare il gioco e gli altri che devono comunque difendersi. Invece quando la squadra non sta bene, come nelle prime partite, in fase di interdizione, la Fiorentina a centrocampo ha dimostrato di essere debole, fragile, anche fisicamente, spesso sottomessa dagli avversari, e questo credo che sia un problema che può essere risolto solamente quando starà la squadra bene e che potrà, ripeto, lei far la partita e non essere dipendente dall'avversario. E quale può essere o dovrebbe essere il ruolo di Mandragora in questo centrocampo? Ma sai, Mandragora può giocare come ha fatto con Amrabat tutta la passata stagione, a due, ma può giocare anche a tre, perché comunque Italiano adesso deve scegliere se ritornare al 4-3-3 o 4, o continuare col 4-2-3-1. Mandragora può giocare sia nel centrocampo a due, sia come interno, come mezzala, o sinistra, o destra, insomma un giocatore te lo puoi mettere in entrambi i ruoli. Ma la Fiorentina non c'ha solo Mandragora, c'è anche Barak che sta recuperando, c'è Infantino, insomma la qualità non manca. L'unica cosa che mi fa un po' preoccupare è che, ripeto, la squadra quando deve fare la fase difensiva, l'anno scorso comunque c'erano i ruggiti, passami questo termine, di Amrabat, e quest'anno invece siamo parecchio più deboli dal punto di vista fisico e della fase di interdizione, e questo secondo me alla lunga è un grosso problema. La partita contro l'Atalanta sicuramente riuscirà a darci delle risposte ai vari quesiti che ci siamo posti e che ci stiamo ponendo. L'Atalanta invece come arriva a questa partita? L'Atalanta arriva bene, nel senso che ha perso a Frosinone, una partita dove è stata sorpresa dalla squadra di Francesco, che è partita molto forte, ha trovato due gol subito e l'Atalanta è andata in difficoltà, però poi ha fatto due vittorie, arriva bene, Vittoria ha una bella squadra, ha un grande allenatore, sappiamo che magari a Firenze non è che sia così amato, non è che sia così simpatico, però non si può non riconoscere la bravura di questo allenatore, ha cambiato diversi giocatori, è arrivato Scamacca, è partito Højlund che era un grande giocatore, comunque insomma è la solita Atalanta, è l'Atalanta che è fisicamente molto dotata, dunque da questo punto di vista
la Fiorentina soffrirà molto. Io mi auguro che la squadra, parlo della Fiorentina, sia davvero migliorata in questi 15 giorni nella condizione fisica, perché se vai sotto da un punto di vista della corsa, della fisicità con l'Atalanta, loro hanno qualcosa in più. Ecco, per entrambe le formazioni, per entrambe le squadre, non voglio parlare di bivi, però sarà una partita fondamentale per rimanere agganciati al treno, no? Di quelle squadre che hanno già dimostrato di andare molto veloci. Assolutamente, l'obiettivo della Fiorentina, ma anche dichiarato dalla società, non è che lo dico io, era quello di pensare dal quarto al sesto posto. Fiorentina ha buttato via due punti malamente con Lecce, poi a Milano ci stava di perdere, avevi giocato tre partite in una settimana e l'Inter obiettivamente era in una condizione completamente diversa dalla tua, e in più ha qualità e giocatori più forti, dunque ci sta di perdere. Poi il 4-0 lo digerisci poco volentieri, però insomma ci stava la sconfitta con l'Inter, però la Fiorentina, per ritornare a pensare di fare un campionato, comunque ripeto, che possa avere come obiettivo dal quarto al sesto posto, bisogna che queste partite, a partire appunto da quella con l'Atalanta, che si pensi a una vittoria, magari soffrendo, magari portandola a casa anche in un modo sporco, però i tre punti in questo momento sarebbero fondamentali. Te, Massimo, sarai a raccontarla, vero, domenica al Franchi per Radio Rai? Sì, sarò in Radio Cronaca e niente, speriamo di portare bene. E la Fiorentina, io sono fiducioso perché è vero, anche l'anno scorso era partita male la squadra, poi ha aggiustato la squadra durante la stagione, nella prima parte della stagione, quando ha capito che doveva cambiare qualcosina. L'allenatore è bravo, preparato, è un ragazzo che insomma negli ultimi anni ha fatto crescere la Fiorentina facendola diventare protagonista, e a un certo punto io credo che dobbiamo fidarci del nostro allenatore, di Tagliani, che è un allenatore preparato, e sicuramente per questa partita, perché anche lui lo sa che in caso di risultato negativo comunque l'ambiente Firenze diventa un po' infuocato, no? Dunque per continuare a lavorare serenamente e pensare a raggiungere certi obiettivi, uno è già stato raggiunto comunque, che è stato quello di entrare in Europa, che non era per niente scontato, serve la vittoria o comunque una prestazione molto convincente, che devo dirti la verità, in questo inizio campionato, a parte, poi te lo dirà anche Gianmarco, il primo tempo con Lecce la Fiorentina ancora non l'ha fatto vedere. Massimo Orlando, grazie mille, ti ritroveremo presto negli studi qua di Toscana TV, grazie per essere stato qua a Casa Viola e grazie, buona serata. Ciao, buona serata a tutti voi. Adesso noi torniamo dal nostro Gianmarco Lucherini, che dovrebbe essere sempre in diretta dal Viola Park, infatti lo vedo, bello, splendente, ciao Gianmarco, e vengo da te per parlare della probabile formazione della Fiorentina per il match contro la squadra di Gasperini. Vogliamo provare ad entrarci in un'impresa, cioè quella di azzeccare la formazione di Italiano, che io penso che sia una impresa impossibile praticamente, perché quasi mai ci riusciamo. Però ecco, Vittoria, partendo dalla porta, tutti i segnali vanno nella direzione della titolarità di Terracciano, quindi ci si affida alle solide certezze. Per quello che riguarda invece la difesa, a sinistra continua ad esserci il ballottaggio tra Biraghi e Parisi, peraltro abbiamo visto uscire proprio pochi minuti fa dietro di noi Fabiano Parisi, ecco, sarà uno dei protagonisti del ballottaggio a sinistra, che vede magari proprio Fabiano Parisi un po' in vantaggio su Biraghi. Coppia di centrali invece sul sicuro, si va con Milenkovic e Luca Ranieri, protagonista di un ottimo inizio di stagione. Sulla destra Dodò, nonostante poi ecco cresca il partito di fatto che vuole rivedere Kayode in campo, abbiamo visto solamente durante la prima partita a Marassi contro il Genoa, poi le ha giocate praticamente tutte Dodò anche in Europa contro il Rapid Vienna, e quindi magari ecco i tifosi avrebbero voglia di vedere in campo Kayode, che tanto bene ha fatto, impressionato durante la prima partita. Passiamo al centrocampo, Vitto? Sì, vai.
Per quello che riguarda il centrocampo, i due di centrocampo dovrebbero essere Artur Melo e Mandragora, sono rimasti qua, quindi hanno avuto modo anche di affinare, di oliare i meccanismi, quindi su questo non si discute. Ben altro discorso invece davanti, sentivo che prima ragionavate anche con lo stesso Massimo, perché ecco, davanti dovrebbe partire, anzi togliamo il condizionale, davanti partirà Mbalanzolà, anch'egli transitato dietro di noi sorridente pochi istanti fa, quindi italiano anche qui va sul sicuro, sui suoi fedelissimi Mbalanzolà. Per quello che riguarda invece le tre caselle dietro Mbalanzolà si discute, soprattutto ti dico, ecco, avevamo detto e vi avevamo raccontato nelle ultime puntate che queste ultime due settimane sono state utilizzate da Italiano per recuperare i giocatori che avevamo visto meno in questo inizio di stagione, tra i quali c'era sicuramente Jonathan Ikoné, che aveva subito un infortunio contro il Newcastle all'inizio d'agosto e quindi non gli aveva consentito di iniziare la stagione. Lo davano tutti per partente titolare domenica, invece purtroppo sappiamo che non solo due giorni fa non si è allenato, ha avuto dei piccoli problemi, riportiamo anche testualmente, piccoli problemi fisici, e quindi molto probabilmente non partirà Ikoné, quindi dietro Mbalanzolà giocherà Nico, almeno tutti i segnali vanno in questa direzione, se Nico Gonzalez sta bene non esistono nazionali, jet lag, viaggi in aereo che tengano, gioca Nico Gonzalez che è in assoluto il giocatore più rappresentativo, quello che può tirare fuori il coniglio dal cappello. Dietro a Mbalanzolà, anche lì non si discute, gioca Jack Bonaventura con i suoi 34 anni, la sensazione è che continuerà anche quest'anno a trascinare, a portarsi sulle spalle la Fiorentina. Ballottaggio a sinistra, perché né Sottil né Brecalo hanno di fatto convinto Vincenzo Italiano in questi primi sprazzi di stagione e quindi sarà interessante vedere quali saranno le decisioni di Vincenzo Italiano, che a nostro parere, almeno anche a raccogliere le sensazioni, non dà l'idea di avere ancora deciso. Gianmarco, allora domenica poi controlleremo quante scelte d'Italiano sei riuscito in questo caso ad azzeccare, quindi ci risentiremo. E ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere qualcosa dal Viola Park. No, niente, solo che la data per l'ingresso del pubblico dovrebbe esserci, anche qui dopo una lunga telenovela estiva, 9 di ottobre. Ieri Commissione dei Pubblici Spettacoli ha dato l'avallo, l'ok, quindi a questo punto servirà l'ulteriore sopralluogo, però ecco, la data c'è, dal 9 ottobre il Viola Park alle nostre spalle dovrebbe essere finalmente aperto anche al pubblico viola. E questa è un'ottima notizia. Io ringrazio Gianmarco Lucherini, che domani ritroveremo qua in conduzione. Ciao Gianmarco, buona serata. Vittoria a te e a tutti i nostri telespettatori. Siamo arrivati anche alla conclusione di questa puntata di Casa Viola Estate. Io vi invito a rimanere su Toscana TV e noi torniamo domani sempre alle 8.